Giovanni Calabrese, assessore al lavoro della Regione Calabria, qui a Stilo per il luogo di incontro e soprattutto un luogo di ecumene e di interreligiosità, ma anche un messaggio verso la socialità e verso l'incontro con le popolazioni, tra i paesi, tra le comunità circostanti, soprattutto della Locri. Sì, un momento di confronto, un momento di dialogo, un'area importante della Calabria, della Locri, sotto la parola dello Stilalo, un momento di confronto anche sulle opportunità di sviluppo, quello che ci viene chiesto oggi, e tenendo conto che c'è un territorio con tante risorse importanti, culturali, religiose, naturali, che forse non è stato utilizzato nel modo migliore. Siamo qui per confrontarci, cercando appunto di condividere un'idea di sviluppo, un'idea di da portare avanti tutti quanti insieme. La vallata dello Stilare conserva una radice storica zandina che favorisce l'incontro tra l'Oriente e l'Occidente. Questo momento di incontro è un momento che crea opportunità di dialogo, opportunità di incontro. Oggi nel nostro tempo c'è bisogno di tutto questo. E sicuramente porterà anche a far parlare le persone, gli incontri, soprattutto in una terra dove l'emigrazione è un fenomeno, diciamo, ormai pesante, con problematiche che abbiamo visto soprattutto a Cutro. Sì, sì, ed è proprio il dialogo, l'incontrarsi, il parlare insieme che aiuta a costruire un mondo nuovo. I problemi più gravi nascono proprio quando questo dialogo si rompe. E credo che questa vallata dello Stilaro rappresenti proprio questo richiamo ad un dialogo, a continuare su questo cammino del dialogo in un mondo in cui spesse volte il dialogo è totalmente assente. Nella vallata dello Stilaro la cristianità respira con due polmoni, certo, quello cattolico e quello ortodosso. Le parole di Santo Giovanni Paolo II è una verità, c'è la tradizione bizantina millenaria e anche la tradizione latina certosino che si incontrano qui, un luogo di incontro, un luogo di preghiera e un abbraccio fraterno tra le due tradizioni, ma anche una testimonianza perché tutti camminando in quello che Papa Francesco ha definito come il sinodo, il cammino sinodale, e ci impariamo uni da altri. La tradizione latina ci impara da quella bizantina che è nata in una sinodalità, ma anche noi siamo qui per dare una testimonianza, e penso che questa è la vera gioia di essere insieme, di testimoniare insieme. La Calabria terra di accoglienza, ma anche di disgrazia, di drammi umani che si stanno consumando. Tutti dipende dai occhi che vedono, gli occhi dei sacerdoti e gli occhi dei monaci nostri ortodossi che stanno qui in Calabria, piuttosto preferiscono di vedere la parte bella, la parte spirituale. La nostra vocazione è quella della preghiera, la nostra vocazione è di trovare le soluzioni, le nostre soluzioni sono quelle spirituali. Penso che questa è la vera forza sta nella preghiera. Questo qui possiamo noi fare come parte spirituale.